Il governo sta pensando di salvare alcuni tribunali. Qual è l'opinione della Lega Nord? Ma stiamo attendendo gli eventi di un governo pasticcione. Io credo che questo decreto alla fine sarà una farsa e si tramuterà in una vera e propria presa per i fondelli, per i territori e per quei tribunali che speravano di poter essere salvati. Se è come sembra, non verranno salvati alcun tribunale, ma verrà concesso ad alcuni tribunali, a 8 tribunali, la possibilità di poter avere una proroga gli altri 2 anni esclusivamente sulle cause civili pendenti, confermando quindi sostanzialmente la chiusura e la soppressione dei tribunali stessi. È la farsa del governo, è un governo che prende in giro i cittadini, è un governo che prende in giro i territori, è un governo che sta prendendo in giro i sindaci che hanno chiesto incontri con il ministro Cancellieri, è un governo dove alla fine non prende alcuna decisione ma lascia tutto all'apparato ministeriale. Questa è una riforma che noi abbiamo contestato sin dall'inizio, è una riforma che non porterà economicità e sarà la morte della giustizia. La soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari porterà a un ingolfamento tale per cui cittadini, imprese avranno maggior difficoltà ad accedere al funzionamento del sistema giustizia. Ma il governo non aveva in un primo momento pensato a qualche proroga? La Lega aveva pensato e aveva chiesto una proroga. Noi siamo firmatari, io e altri colleghi, di una proposta di legge per chiedere al governo la proroga di 1 anno dell'entrata in vigore della riforma che, ricordiamolo, entra in vigore settimana prossima, il 13 di settembre, proprio per poter sistemare tutte quelle situazioni di conflittualità che sono state create dal decreto stesso fatto dal ministro Severino prima e confermate oggi dal ministro Cancellieri poi. Soprattutto la possibilità di poter salvare alcune sedi giudiziarie del Nord, che sono sedi che funzionano, efficienti, produttive. Per noi era giusto razionalizzare e chiudere quelle sedi giudiziarie improduttive, fonte di incapacità e di improduttività giuridica. Andavano invece salvaguardate tutte quelle sedi giudiziarie che invece funzionano e che danno al sistema giustizia efficienza e funzionalità. Il governo non ci ha voluto ascoltare, la maggioranza PD e PDL a parole hanno sostenuto la necessità della proroga, nei fatti non hanno mai voluto portare in aula la legge della Lega. Il risultato sarà un gran caos per il sistema giustizia, le cui conseguenze verranno poi riversate su cittadini e imprese.